Grazie al capogruppo alla Camera Giampaolo Dozzo. E adesso la parola al primo dei tre prossimi governatori che avremo, Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte. Grazie. Grazie. Innanzitutto grazie a tutti i volontari che hanno lavorato per l'organizzazione di questo evento. Li ho visti questa mattina arrivando. Grazie a Sonia Viale per l'ospitalità, al segretario provinciale di Genova e grazie ai piemontesi che sono ovviamente presenti in massa con le nostre bandiere. E al gruppo dei giovani padani del Piemonte che è ben visibile e ben ascoltabile. Tutti gli stati centralisti, quando stanno per tramontare, fanno vedere il volto più duro, la faccia più dura, e lo fanno di solito aumentando e inasprendo la pressione fiscale. Ecco, questo è quello che sta capitando oggi. E cioè questo Stato, con l'azione del governo Monti, ha manifestato tutta la sua anima centralista e l'ha fatto aumentando la pressione fiscale, aumentandola e facendo sì che raggiungesse dei livelli incredibili. Oggi per un'azienda la pressione fiscale per un'impresa ha raggiunto più del 68%, siamo al 68,4% e facendo tutti i calcoli di tutte le tasse, diciamo, complementari, si arriva addirittura a superare il 70%. Con un livello di pressione fiscale così non si può andare da nessuna parte. Con un livello di pressione fiscale così le aziende non riescono neppure ad aprire i portoni e le aziende più piccole, i commercianti, non riescono neppure ad aprire la saracinesca. Per il Nord questo significa la fine, perché ricordiamoci che noi siamo un sistema produttivo che si basa sul lavoro di tante, tante, tantissime piccole e medie imprese. Noi non viviamo di assistenzialismo, noi viviamo di lavoro e se ci impediscono di lavorare noi moriamo. E questo è proprio questo il punto. Come fare? Noi non ci possiamo più aspettare delle risposte da Roma. Roma non ha più alcuna capacità, lo Stato nazionale, di risolvere i problemi e di fare anche un tipo di mediazione nei confronti dei territori. Non lo può fare, non riesce a farlo, anzi ha scelto di fare un'azione contraria, e cioè non solo un'azione che non aiuta i territori, ma un'azione che contrasta i territori, che vuole spremerli come dei limoni fino a farli morire, vuole spremere il Nord come un limone fino all'ultima goccia, fino a farlo morire. Perché oltre all'aumento della pressione fiscale nei confronti di chi lavora e di chi produce, noi stiamo assistendo ad un taglio sistematico delle risorse nei confronti degli enti locali e nei confronti delle regioni, lo dico dal mio punto di vista, tale per cui gli enti locali non riescono più a erogare i servizi nei confronti dei cittadini.